Cordiale saluto, gentili telespettatori di Prima Free e ben ritrovati per questa nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo, telegiornale che apriamo purtroppo con la notizia di un tragico incidente accaduto a Padova. Si schianta contro una Clio, il motociclista di 35 anni muore sul colpo. Vediamo. Tragico schianto stradale ieri sera all'incrocio tra via Caltana e via Bollana a Villanova di Campo San Piero. Un padovano di 35 anni, Maurizio Savoldati, è deceduto sul colpo dopo un tremendo schianto contro una vettura con a bordo due persone, MG, 51 anni, che si trovava al volante, e la madre, AP, di 84. Sia l'auto, una Clio, sia la moto procedevano in direzione Sant'Andrea di Campodarsego, verso il centro di Villanova. Ancora tutta da verificare l'esatta dinamica dello schianto. L'impatto è stato comunque terribile. La vettura è finita su un fianco nel fossato che scorre parallelo alla strada. La moto, una Suzuki, si è inabissata. È stata ritrovata dai vigili del fuoco soltanto dopo le 22 dentro il fosso. Il motociclista, disarcionato dalla moto, è morto sul colpo. Al nulla sono valsi i tentativi del personale medico del SUEM 118 di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per un paio di ore per liberare dalle lamiere l'automobilista e l'anziana donna al suo fianco. Sono entrambi sotto shock e contusi, ma le loro condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. Per le cure del caso sono stati trasportati al pronto soccorso di Campo San Piero. Il traffico lungo via Caltana è stato poi bloccato per consentire ai carabinieri e ai soccorritori di lavorare in tutta sicurezza. Pochi minuti prima delle 22, sul luogo della tragedia, sono arrivati i familiari del motociclista. Una scena straziante, tremende urla e lacrime di dolore della fidanzata del 35enne, della sorella e della mamma, quando hanno avuto conferma che il loro caro era deceduto. Il prato della valle della città nelle calde sere d'estate si popola di padovani in cerca di refrigerio e così è stato anche lunedì quando la quiete all'interno dell'isola Memmi è stata interrotta da un giovanotto impegnato ad allenarsi con un coltello contro un albero. Il ragazzo, esperto in arti marziali, ha tirato una serie di colpi con il coltello contro i quattro paletti in legno utilizzati per sorreggere un alberello appena piantato. La gente è allarmata, ha chiamato subito il 112. Il giovane, dopo alcuni minuti, ha rinfoderato l'arma ed è salito in sella ad una bicicletta con in spalla un enorme sacco di tela nero. Poco più tardi è stato raggiunto da una pattuglia dei carabinieri. I militari lo hanno appiccicato ancora all'interno dell'isola Memmi all'insieme ad un gruppo di amici. Gli uomini dell'arma gli hanno intimato di aprire la sacca e all'interno hanno trovato bastoni e coltelli proprio per esercitarsi nelle arti marziali. Il ragazzo è stato prima identificato e poi segnalato. Adesso rischia una denuncia a piede libero per procurato allarme e danneggiamento. Si è giustificato con i carabinieri affermando di essersi solo allenato e di non aver fatto del male a nessuno. Adesso andiamo a Rovigo, una brutta esperienza per alcuni cittadini perché escono in mare in sette con la burrasca e anche con un bimbo a bordo. Bene, colpiti da un fulmine sono stati salvati e potremmo dire potremmo parlare veramente di un miracolo. Sentiamo. Disavventura a lieto fine per un gruppo di incauti marinai che ha coinvolto soccorritori di ben quattro regioni. Un'imbarcazione a vela con sette persone a bordo, tutti italiani, tra cui un bambino, è stata colpita da un fulmine in acque croate e ha avuto una avaria ai sistemi di bordo. Le operazioni di soccorso sono partite ancora domenica, poco dopo le 22 da Grado, e hanno richiesto 21 ore di navigazione e quasi 200 miglia percorse con la motovedetta CP846 di Grado. Nonostante gli avvisi di burrasca, l'equipaggio è uscito in mare lo stesso. L'imbarcazione si è ritrovata in balia della tempesta e non è riuscita più a raggiungere l'originale meta di Lignano Sabbiadoro, derivando sempre più verso sud. La motovedetta di Grado è stata impiegata in un più ampio dispositivo di risorse aeronavali che comprende tre motovedette adibite all'attività SAR, ovvero Search and Rescue, dislocate rispettivamente nei porti di Grado, Chioggia e Ravenna, con un elicottero del nucleo aereo di Pescara. Dopo una lunga fase di ricerca, durata quasi 4 ore, i mezzi coinvolti nell'operazione sono riusciti a individuare l'unità al largo di Punta della Maestra. Siamo tra il Veneto e l'Emilia-Romagna, provvedendo al recupero di 5 delle 7 persone a bordo, condotte dalla motovedetta 328 al porto di Ravenna, mentre la motovedetta 846 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado ha continuato ad assistere l'unità con le altre 2 persone a bordo fino al porto di Goro, in provincia di Ferrara, dove è stata assicurata agli ormeggi.
Dopo una breve sosta per il rifornimento di carburante della motovedetta CP846, ha ripreso quindi la navigazione per rientrare in sede, affrontando una nuova sfida con il mare particolarmente agitato che ha costretto l'arrivo in porto a Grado alle 19.30 di lunedì. Se si fosse trattato di una lavoratrice si potrebbe dire che si era data malata senza avere il certificato medico, insomma una furbetta, ma visto che parliamo di una pluripregiudicata che invece di rimanere agli arresti domiciliari aveva pensato bene di andarsene in giro per l'Alto Polesine, in questo caso si deve parlare di evasione ed è questa l'accusa che è arrivata appunto a questa persona che aveva abbandonato la propria abitazione. Una 44enne proveniente dall'ex Jugoslavia che agli arresti domiciliari nella sua casa di Ceneselli non si era fatta trovare. I carabinieri del nucleo radiomobile di Castelmassa durante un controllo si sono accorti che lei in casa proprio non c'era e non era la prima volta, visto che già nel corso di quest'anno si era fermata in altre occasioni per il medesimo motivo. La donna contattata spiegava di essere in ospedale a Trecenta, luogo in cui in effetti è autorizzata a recarsi, ma non nel giorno e negli orari in questione. Oltretutto ai militari era sufficiente una telefonata per accertare che lì non aveva mai messo piede. Le ricerche avviate subito dopo permettevano quindi di intercettarla mentre tentava di rientrare nell'abitazione senza farsi sorprendere. Tratta in arresto con l'accusa di evasione, la 44enne veniva rimessa a domiciliari in attesa del rito direttissimo. Adesso andiamo ad Adria. Romeni contro africani è una rete che divide i migranti nell'ex zuccherificio. Sentiamo. Il ristoratore ha il cognome belga, la passante di origine francese, diversi inquilini sono romeni, tutti gli ospiti sono africani. Benvenuti a Cavanella Po, avamposto multietnico del Basso Polesine, dove è in corso una singolare guerra tra poveri al tempo delle migrazioni. La linea del fronte? Una rete, alzata per delimitare l'area a disposizione dei richiedenti asilo, ma che ha finito per restringere gli spazi di pertinenza degli europei dell'est. Succede tutto a Borgo Fiorito, complesso ricavato nell'area dell'ex zuccherificio Eridania, che l'imprenditore Antonio Paglianti aveva acquistato nel 1973 con l'intenzione di trasformarlo in un centro vacanze. Il progetto era ambizioso, ma anche legato alla riconversione a carbone della centrale Enel di Porto Tolle. Bloccata quella, è pure scoppiata la bolla immobiliare, sicché i due lunghi caseggiati del compendio sono stati oggetto del fallimento, vendite all'asta, parcellizzazione. Il risultato è che oggi, nella più piccola delle frazioni di Adria, si contano 32 residenti e 110 profughi. Gli africani sono qui da novembre, racconta lo chef Thomas Bilos, nipote di un ingegnere belga chiamato a costruire l'impianto saccarifero, e non hanno mai causato particolari problemi, al di là della propria sicurezza, visto che girano in bicicletta senza fanale e uno è anche stato investito. Sono dei bravi ragazzi, ha aggiunto l'83enne Annie Marie, arrivata dalla Francia per seguire il marito, all'epoca emigrante, ed è un peccato che non vengano coinvolti in qualche attività. Avrebbero tanta voglia di fare, ma tutti li guardano con sospetto, quando invece è un italiano quello che va a vendere loro i telefonini che vengono da chissà dove. Chiediamo permesso per entrare nella struttura di accoglienza, ma il personale della cooperativa Edeco si ci blocca. Questa è una proprietà privata, hanno detto ai giornalisti del Gazzettino. Ha invece voglia di parlare e soprattutto di sfogarsi, una coppia romena che vive con i quattro figlioletti negli alloggi al di là della recinzione, che di fatto ha reso disponibile solo per i richiedenti asilo il giardino, fino ad allora comune a tutti, alimentando così una tensione che nei giorni scorsi ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Ci hanno rinchiusi qua dentro, lamenta Cristina, perché vogliono che ce ne andiamo. Di affitto paghiamo 270 euro al mese, troppo pochi secondo il padrone, che preferisce arricchirsi con gli africani. Denaro sicuro perché garantito dallo Stato. A loro, rincara George, l'Italia da tutto, casa, tre pasti al giorno, soldi per le ricariche telefoniche e le sigarette. Noi invece, che siamo europei, non riceviamo niente e dobbiamo anche lavorare. Cosa faccio io? Raccolgo e vendo ferro vecchio. Era stato espulso dall'Italia il 13 gennaio scorso con un accompagnamento coattivo alla frontiera e l'uso del vettore aereo contratto Venezia-Roma-Tunisi. In Italia la sua occupazione principale era lo spaccio di stupefacenti che svolgeva sul territorio di Padova, Mestre e Chioggia, aree in cui in più occasioni incappava nei controlli delle forze dell'ordine. Già arrestato nel 2015 a Padova perché, seppur privo di patente, era alla guida di
una vettura e si dava anche alla fuga dopo aver provocato un grave incidente stradale con feriti. E ancora ieri sera, intorno alle 22, la polizia ferroviaria di Padova, nel corso dei normali controlli estesi all'esterno della stazione, lo ha identificato e l'uomo ha esibito una carta d'identità rilasciata dal comune di Caserta. Gli agenti, non avendo però riscontro del possesso del permesso di soggiorno e per nulla convinti delle spiegazioni di circostanza che lo straniero riferiva per sviare i controlli, hanno effettuato degli approfondimenti scoprendo che il documento risultava oggetto di furto di uno stock di documenti sottratti in bianco presso il comune di Caserta nel maggio scorso. Dal successivo fotosegnalamento sono emersi tutti i precedenti del tunisino che è stato così arrestato. Adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo con il meteo. Previsioni per giovedì 10 agosto 2017. Un ciclone di passaggio al nord porta un tempo spiccatamente instabile su buona parte delle regioni. Isolati disturbi anche al centro, al sud invece sarà stabile e soleggiato con clima ancora caldo. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord precipitazioni localmente temporalesche al mattino sulle Alpi, meglio invece altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali diffusi su buona parte dei settori, anche forti sul Triveneto dove non sono escluse grandinate e nubifragi fino in pianura. Sempre buono invece altrove. Al centro isolati rovesci tra Toscana, Umbria e Marche, per il resto sarà asciutto ovunque, altrove con cielo sereno poco nuvoloso. Migliora entro la serata. Al sud sempre tantissimo sole, cielo del tutto sgombro da nubi su tutti i settori delle nostre regioni. I venti saranno deboli, localmente moderati da sud-est in Adriatico, da direzioni variabili altrove. Le temperature minime sono previste tra i 17 e i 27 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo 35 gradi al nord, 34 gradi al centro e fino a 40 gradi al sud. Per ora è tutto, ma cliccando mi piace sulla pagina Facebook di ilmeteo.it resterete sempre aggiornati sulle previsioni. Arrivederci. Gentili telespettatori di Prima Free, finisce qui l'informazione di Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni dei notiziari.